Sono in stazione Vicenza e adesso si va a Brescia. Arrivata a Brescia ho fatto un velocissimo cambio di maglietta e sono qui principalmente per appunto continuare il tour delle pasticcerie. Ormai quelle in Veneto sono quasi finite, non le ho fatte tutte, quelle che mi ero prefissata, ma oggi volevo sconfinare. Quindi sono qui, sono venuta in treno, stiamo andando alla pasticceria Piccinelli e vi porto dietro le quinte di quella che è la produzione di un Reels di, o TikTok di questo tipo. Poi la giornata sarà molto ricca perché dovrò già tornare a casa, alle 3 mi aspetta la Formula 1, a cui non posso mancare, mi sto appassionando tantissimo a questo mondo e non ho saltato un gran premio dall'inizio di quest'anno, ma forse ho saltato il GP di Australia, ma perché lo facevano tipo alle 7 di mattina di domenica, cioè ho detto no, non esiste. Però a parte quello li ho visti tutti, mi sto guardando tutte le notizie, Race Anatomy, mi sta veramente affascinando tantissimo questo mondo. Poi da competitiva quale sono, cioè la Formula 1, strategie, competizione, gare, piloti, velocità, wow. Intanto ho famissima. Guarda qui, eccola qui. Voi ragazzi, guardate questi cioccolatini. Cioè, questo è identico a un arachide, è fantastico. Allora, perfettino, ma non si inizia la giornata. Ora meglio, ho ordinato delle cose fuori di testa. Questa qui è all'acqua di tè e frutti di bosco. Questa al pepe timut, meringa all'italiana, frutti tropicali e saker al lampone. Che dovrebbe essere una saker normale, solo che al posto della marmellata di albicocche ha la marmellata di lampone, che sono entrambe acidule, quindi dovrebbe comunque starci bene. E vabbè, il lampone è il mio frutto preferito, quindi non potevo non prenderla. Poi cioccolato e lampone sono la combo definitiva, ma una saker così non l'avevo mai vista. Ora parte il videomaking del Reels. Oggi vi porto alla pasticceria Piccinelli, si trova a Brescia. È stata fondata dai fratelli Gerasi, Anna e Giampaolo, entrambi pasticceri. Una lunga tradizione e una grande esperienza li porta a innovarsi anche nei gusti, come in queste praline. La prima è di acquavite e frutti di bosco, un sapore delicato che non avevo mai assaggiato, e la seconda ancora più particolare al pepe timut, che ha delle note agrumate come pompelmo, frutto della passione e lime. Poi ho preso questa tartelletta alla meringa all'italiana con crema al lime molto fresca. La cialda era croccante e racchiudeva tutto alla perfezione, come anche in questa tartelletta alla mousse tropicale. Un contrasto di consistenze, quella morbida della mousse, spugnosa del pan di Spagna, e la base friabile. Ed infine una saker, dove al posto della marmellata del bicocche c'era quella di lampone. Ho finito l'assaggio e veramente mi hanno stupito tantissimo, soprattutto quella all'acquavite e la passion fruit. Uscita dalla pasticceria sono rimasta veramente tanto soddisfatta, sia da quello che ho preso, i gusti, e anche dal prezzo. In genere adesso non riesco più tanto a mangiare molto quando vado in pasticceria, perché comunque provando tanti dolci anche più di una volta a settimana, alla lunga il dolce in bocca mi stanca, quindi tendo a prendere le mignon anche per provare più gusti possibili. E niente, comunque di tutto quello che ho preso ho pagato 7,50, quindi prezzi onestissimi, e vi consiglio vivamente di andarci. Ora mi dirigo verso la stazione perché vabbè, sono le 10:15, io a mezzogiorno ho il treno. Ok, è abbastanza presto, mi sono l'ho preso tardi per essere sicura di avere tutto il tempo disponibile per filmare, farlo in tranquillità. E tra l'altro è un disastro perché per tornare a Vicenza devo fare un cambio. Devo prendere regionale da Brescia a Verona, cioè il regionale della Lombardia, e poi il regionale del Veneto da Verona a Vicenza, che non è Trenitalia normale. E niente, ogni volta che devo prendere Trenord ci sono scioperi o ritardi. Infatti per fortuna mi sono documentata per bene questa volta e ho preso Italo per arrivare fino a Verona, perché oggi ci sono gli scioperi di Trenord. Però è una cosa impressionante, cioè ogni volta che devo viaggiare ci sono ritardi o scioperi. Cioè ragazzi, ma sono in Lombardia, eh. Arrivata a Verona e adesso devo prendere regionale per arrivare a Vicenza. Io non ho molti buoni presentimenti perché, viste le ultime
gare, la Ferrari non è andata benissimo, strategie un po' discutibili, ma vabbè, spero sempre che possa migliorare e che Leclerc e Sainz vincano ovviamente, io tifo per Leclerc. Oggi quindi non ho idea di come possa andare a finire, ma dai Ferrari io ci conto. Comodo davanti, col quale si è incrociato non poco la passata stagione. La Formula 1 ci andiamo a vedere ai kart di Vicenza, non sono mai stata. E lì stanno facendo una gara di endurance, di insomma squadre di kart, di mi pare 4 componenti per squadra. Quindi facciamo giornata motorsport. Guardate che bello, che bello. Praticamente hanno una pista fuori, una pista dentro e poi le aprono anche tutte assieme. Prima o poi verrò anche io a provarlo. Ferrari, dai Ferrari! Felicissimo Leclerc! Vado su insieme! Dai Leclerc! Dentro Leclerc! Sì. Grande Leclerc! È un po' di diverso questo, eh? Che gran premio! Veramente era una cosa che aspettavo da un mese e mezzo. Leclerc ha vinto, Sainz invece ha preso fuoco la macchina. È sempre una soddisfazione a metà, ma intanto abbiamo vinto. Ve lo aspettavate che seguivo la Formula 1? Magari ci farò un video a parte, però è stata una scoperta veramente inaspettata e super positiva. Ho scoperto un mondo che mi piace veramente tanto e che vorrei approfondire man mano. Lo seguo solo da quest'anno. Il vlog per oggi finisce qui. Ci vediamo alla prossima. State sintonizzati, seguitemi su Instagram e su TikTok come Sofia Boschetto. E ciao!